Allora, intanto ti chiedo una visione generale del match, dandoti quella che ho visto io. Una partita su ritmi piuttosto bassi per 30-35 minuti, alcune fiammate di gioco da parte nostra e da parte loro che si sono quasi compensate fino agli ultimi due minuti nei quali è venuto fuori, come abbiamo detto prima, con il talento, alcune giocate che hanno poi cambiato la partita. È una visione della partita giusta oppure tu l'hai vista in un altro modo? Il discorso del ritmo è un discorso che era lo sforzo maggiore che dovevamo fare, perché non avendo giocato e avendolo un po' perso emotivamente, mentalmente, bisognava ritrovarlo, quindi ci stava a poter usare i primi 20-25 minuti per rientrare nel ritmo partita e giocato. In quel senso, più che ritmo blando, lo puoi sfruttare come abbiamo cercato di fare per giocare a metà campo, migliorare le cose a metà campo e avere una partita che si sviluppa a metà campo, non è che tutte le partite sono fatte allo stesso modo. È anche vero che per caratteristiche la nostra squadra non può giocare una partita intera senza correre o difendere aggressiva, quindi lì dovevamo essere capaci, quando abbiamo cambiato ritmo, di cambiarlo tanto di più. Siamo riusciti a cambiarlo un pochino, ci è mancato quel pezzettino che è conseguenza diretta del difendere aggressivi, più aggressivi, continuativamente, perché l'abbiamo fatto, non è che stiamo parlando di non averlo fatto, continuativamente. Poi è successo, è riuscito, poi dobbiamo parlare del carattere di una squadra che non molla mai, che è andata sotto, ha recuperato fino all'ultimo, da 80 a 72, e quella situazione lì. Poi capisco le situazioni di talento, però comunque bisogna riuscire ad essere più lucidi, magari nell'usare un fallo, nell'avere la possibilità, sapendo chi ha talento, di chiudere a costo, di rischiare insomma il fallo. Peccato per l'ultima azione, perché insomma si poteva premiare diversamente. In attacco i rimbalzi sono arrivati praticamente solo nella prima parte dell'incontro. Cos'è cambiato nel secondo tempo? Ma secondo me hanno fondamentalmente preso le misure a chi veniva da fuori, quindi Pascolo o il lato debole, che erano un po' più attenti al rimbalzo. Noi siamo più rimbalzisti di movimento venendo da fuori, ed è una cosa che era talmente evidente che ci stava tenendo nei possessi in maniera importante, che immagino ne avranno anche parlato tra il primo e il secondo tempo, perché sicuramente noi dovevamo girare di più la palla. Questa è la cosa che mi fa incazzare di più, perché io gliel'ho detto, mi fa arrabbiare di più perché gliel'ho detto tantissimo, e tante volte quando nel giocare veloci, nel muovere la palla, siamo andati ad attaccare, magari invece del passaggio, se c'era una buona difesa, abbiamo ecceduto un attimo nel palleggio, in una situazione di uno contro uno. Sono tutte cose che vengono assolutamente dalla voglia di fare, dal fatto che dobbiamo trovare questa, insomma, ad esprimere questa voglia. Però stasera probabilmente, adesso vedremo, ne parliamo tra un mese, perché se continuiamo a lavorare e queste cose le puliamo, vuol dire che la nostra identità sarà cresciuta, perché queste sono cose che ti danno un passo in più nell'identità della squadra. E in quel momento lì probabilmente un paio di penetrazioni in più passando la palla, o un paio di situazioni che potessero muovere palla ai giocatori, ci avrebbero dato la vittoria. Quindi metti magari la non continuativa aggressività in difesa, e questo fatto è facile trovare, no? Alla fine cosa è stato? Un possesso. Però io parlo più della partita, del ritmo della partita, della lettura della partita. Dopo, se vogliamo parlare degli episodi, purtroppo abbiamo perso un pallone sull'ultima azione di Garri e Spanghero, che Troibella ha intercettato. Purtroppo non siamo riusciti a prendere un fallo, a fare un canestro, se no era una cosa espressa allo stesso modo, ma magari un po' più contenti per una vittoria. Comunque
vediamo se riusciamo ad andare a casa loro a vincere la partita facendo una cosa migliore, considerato che chiaramente è un campo molto complicato, però io devo lavorare questi due giorni per prendere tutte queste cose buone e aggiungerci il mattoncino per Imola, perché quella è la cosa che mi interessa maggiormente. Abbiamo ritrovato un po' di ritmo partita, abbiamo giocato una partita dopo 11 giorni con una squadra forte, secondo me in certi momenti anche importante, bella, al di là della possibilità che non abbiamo avuto sempre di correre. Adesso bisogna entrare nel dettaglio, cioè le situazioni di cui parlo io sono di dettaglio, sono magari come difendi quando l'altro palleggia, che posizione hai, quanto anticipi certi movimenti, quanto giochi. Adesso sentivo per Di Chizzi dire della speculazione, è esattamente quello, cioè noi a un certo punto avevamo 2-3 buchi che loro secondo me difensivamente non sarebbero più riusciti a colmare dal lato debole muovendoci, però non li abbiamo sfruttati fino in fondo. Per assurdo abbiamo fatto una buona cosa all'ultima azione, ma dovevamo farla prima anche.